Grazie. Io sono molto felice di essere qui con voi. Mi dispiace di essere all'ombra e che voi siate al sole, però siamo un piccolo privilegio. No, mi confonde naturalmente questa cosa, perché è talmente grande il messaggio della pace e del confronto del interreligioso che insomma, però io trovo che come dire, proteggere in tutti i luoghi la crescita e l'educazione dei nostri bambini, di tutti i bambini, è importantissimo. Probabilmente l'educazione è quella che veramente ci unisce tutti. Un bambino del sud del mondo e un bambino del nord del mondo può ricevere lo stesso tipo di educazione in quelli che sono gli elementi base. E quindi pensiamoci, io trovo che sia molto importante farlo sempre. Ho fatto all'Aquila poco tempo fa uno spettacolo e ho chiuso con la lettura di una denuncia di una madre algerina che parla di sua figlia, e così ho pensato che in mezzo a tante cose mi piaceva proporvi questa. In Algeria i bambini si confrontano ogni giorno con la morte violenta. La loro vita quotidiana è invasa da notizie macabre, sirene stridenti, scuole bruciate e nuovi grandi eroi. La morte si è imposta nel loro ambiente. A volte ne sono le vittime, come il figlio di quella donna alla quale gli islamisti hanno bruciato la casa, o i bambini uccisi da proiettili vaganti. Il bambino è al centro di un progetto della morte contro la vita. La vita dunque per loro esiste ancora? È al centro di una battaglia complessa in cui interferiscono giochi politici, economici, culturali. Una battaglia che ha ancora il merito di essere segnata dalla diversità e dalla visibilità dei suoi punti di riferimento. Una difesa della vita deve cominciare con uno sforzo di lucidità, di obiettività nell'osservare la situazione in cui ognuno di noi vive. Una difesa che passa innanzitutto attraverso la riappropriazione individuale della festa, del sogno, del piacere, il piacere nella vita familiare di ogni giorno, nel quotidiano dei nostri figli, nel nostro vissuto di donne, che siamo noi che diamo la vita. Resistere oggi è fecondare di vita, come noi donne sappiamo fare, il maggior spazio possibile, fare in modo che la vita prevalga, perché domani le mani dei nostri figli non siano più le mani di assassini, ma le mani di pittori, pianisti, panettieri. Valori veri,